Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Per chi volesse sostenere il canale lo può fare tranquillamente facendo un clic su iscriviti ed attivando la campanellina. Diciamo che l'argomento del giorno è quello tra tifosi interisti e non solo, quello siamo più forti dell'anno scorso, siamo meno forti. Allora, innanzitutto bisogna fare un plauso a Tikus Turam perché ha tirato fuori un'altra skills, ovvero sia ha incominciato anche a segnare di testa, un calciatore clamoroso che molti interisti criticavano perché le prime 2 o 3 giornate di campionato dell'anno scorso non segnava, mentre io addirittura vedo addirittura elogiare un attaccante che è Taremi perché si impegna e perché fa il lavoro sporco. Thuram nelle prime 2 o 3 giornate dell'anno scorso fece 2 assist, non riusciva a segnare e tutti cominciarono a criticarlo. Chissà come mai questo giocatore che si chiama Taremi, che ricordo fino a 28 anni giocare a Qatar a calcetto, è elogiato da tutti, anche perché fino ad oggi, tornando al fatto se siamo più forti o meno forti, è stato messo davanti alla porta 6-7 volte da chiunque ha sempre sbagliato. Quindi l'unico suo tiro in porta è un gol divorato contro il Torino a 1,5 m dal portiere. Tra l'altro, prima Taremi perde palla, noi sul contropiede prendiamo gol. Quindi questo attaccante tanto più forte di Arnautovic, secondo me no, per nulla. Almeno in periodi di magra potreste avere un Correa che almeno ti salta l'uomo, ti crea superiorità numerica, anche perché ragazzi, nella partita di Champions contro lo Stella Rossa, Arnautovic accanto a Taremi sembrava Lewandowski, cioè c'è una differenza notevole proprio a livello tecnico dei due calciatori. Ma questo iraniano è diventato l'idolo di tutti, pur non riuscendo a tirare in porta. Peccato che l'avevate descritto come il bomber che mancava all'Inter, ma qui di bomber ce n'è solo uno, anzi ce ne sono solo due. Si chiamano Lautaro e Thuram, e dopo c'è il buio più totale. Addirittura ho sentito dire: ma Taremi, ok, ha fatto schifo, ma Lautaro cosa ha fatto? Qui siamo arrivati addirittura a paragonare Lautaro Martinez con un giocatore sconosciuto come Taremi. Lautaro Martinez tira di testa, arriva Thuram e fa gol. Lautaro Martinez si è impegnato, gioca da capitano, lotta, e Lautaro Martinez c'ha l'Inter sulle spalle da anni. Paragonare Lautaro Martinez, una prestazione incolore per così dire, anche se per me non lo è stata, di Lautaro con Taremi, siamo arrivati all'assurdo. I cinesi vi ha rovinati, ragazzi. La vostra soglia di sopportazione è schizzata fino all'universo. I cinesi vi ha rovinati. Un giocatore come Taremi, fino a 10-15 anni fa, non avrebbe fatto parte nemmeno della rosa. Lo stesso Bissek, che dopo le amichevoli dove lo stesso iraniano sembrava Suarez del Barcellona, poi appena si è alzato il livello abbiamo visto perché lui fa qualcosina, Taremi fa 2 assist contro lo Stella Rossa perché il difensore centrale fa 2 giocate da difensore da prima categoria, perde la palla e lui fa 2 assist perché nel primo tempo Taremi è stato un giocatore inutile, una scopa in campo. Lo stesso Bissek, dopo quell'estate da fuoriclasse, quelle 5-6 amichevoli, molti di voi lo avevano già dipinto come il nuovo Beckenbauer. Che io disse: aspettiamo, aspettiamo. Tornando sempre al discorso: siamo meglio, siamo peggio, siamo meglio, siamo peggio. Aspettiamo, non le guardare le amichevoli. Non le guardare, quello è un calcio che non conta nulla. Purtroppo Bissek ha confermato quello che io e non solo ho sempre detto, ovvero sia che è molto molto bravo nella fase propositiva, è un giocatore che crea molto caos, detto in senso positivo, davanti, ma crea allo stesso tempo caos dietro, perché tutte le volte che gioca Bissek noi prendiamo gol, purtroppo per colpa sua. Perché quest'anno si vedono ancora di più, Madonna, ma so il buio. Perché quest'anno si vedono ancora di più le lacune difensive di Bissek? Perché quest'anno Darmian fisicamente è bollito, è cotto e non ce la fa più a coprire le cavolate difensive di Bissek. Ecco perché vengono più, diciamo, all'occhio purtroppo gli errori difensivi del tedesco. Tra l'altro il tedesco
non ha quasi nessuna skill difensiva, a mio avviso, perché non ha né posizionamento, non è bravo nella marcatura, non ha il giusto timing quando va a fare i contrasti, e non parliamo poi delle diagonali difensive, tra l'altro senza nemmeno mettere in campo poi le marcature preventive, perché per lui quello è un miraggio. È un ragazzo giovane, tutti dicono che è un ragazzo giovane, ma io volevo ricordare comunque Bissek ha un anno meno di Bastoni, è un giocatore secondo me su cui poter lavorare forte, con delle buone qualità, ma è un giocatore da mettere sulla fascia, non ha nulla di difensivo Bissek, e molti di voi lo avevano già eletto come il nuovo Beckenbauer. Sbaglio? Non sbaglio. Quindi difesa e attacco, lo stesso De Vrij l'anno scorso quando è stato chiamato Atletico Madrid, Juventus, mi vengono in mente queste due partite, De Vrij è un difensore da liceo classico, l'ho sempre detto, un bello a vedersi, però poco attivo, poco bravo, non tanto bravo sull'uomo. Con Conte era molto più bravo a livello difensivo, perché Conte e Parrucca giocava con una difesa a 5, i due braccetti erano due difensori aggiunti, mentre con noi i due braccetti sono due fonti di gioco, quindi giocava in una nicchia chiusa. Per quello con Skriniar, con Conte lui ha fatto delle grandi cose a livello difensivo. Con questo modulo, dove sei comunque sempre faccia a faccia con gli attaccanti, è molto più difficile per lui, e quando è stato chiamato in causa Atletico Madrid, Juventus, parlo dell'anno scorso, purtroppo Stefan ci ha offerto delle prestazioni in colore. Quindi attacco e difesa siamo messi malissimo. In difesa lo sapevamo tutti, se non investi un euro dove vuoi andare con i cinesi? Dove vai con i cinesi senza un euro? Perché noi siamo ad oggi la causa dei cinesi, perché Optri riscatta il periglio perché il cinese non ha un euro. Molto semplice. Acerbi, 37 anni, viene da un'operazione di pubalgia, non è più quello dell'anno scorso, lo stiamo vedendo, non può tenere mai due partite a settimana, quindi siamo meglio o siamo peggio dell'anno scorso? Per me davanti siamo uguali, spiccicati all'anno scorso, perché vedrete che purtroppo Taremi non sposterà gli equilibri. Voi addirittura siete lì ad elogiarlo per una corsa difensiva, l'attaccante va elogiato quando tira in porta e fa gol. L'attaccante deve fare gol, 3 milioni e mezzo per fare gol, non per fare i ripiegamenti difensivi. L'attaccante deve fare gol, perché voi siete gli stessi che criticavate Thuram quando alla terza giornata non aveva fatto gol. Siete gli stessi, poi va fatto così a tutti voi che lo ritiravate. Ora tutti, ah, quanto è forte Thuram, ah, Ticus di qui, ah, Ticus di là, ah, Ticus, ah. Ora tutti a leccarlo, Ticus, ah. Ora tutti a leccare Ticus. Quindi, difesa-attacco, non c'è nessun sostituto all'altezza dei titolari. Secondo me in panchina ci sono tre ottimi giocatori, Carlos Augusto, Aslani male quest'anno, Cristian, quest'anno male, te lo dico, dovevi far di più, non ti vedo bene. Carlos Augusto, Frattesi, mettiamoci Aslani. Voglio credere in Palacios, anche se lo vedremo in campo ad aprile-maggio. Chi abbiamo in panchina noi? Zielinski è un giocatore, ormai l'avete capito anche voi che idolatravate. Cioè, Zielinski è arrivato, tutti idolatravano Zielinski. Zielinski sa giocare a calcio, ma è un giocatore a livello fisico strabollito, stracotto, ma è forte con i piedi. Ma Zielinski dura 40 minuti, non è un giocatore che puoi tenere in campo 90 minuti. Mettiamoci anche Zielinski dentro. Frattesi, Zielinski, purtroppo, ripeto, Zielinski non può fare 90 minuti, pensa se può tenere due partite a settimana, anche se è giovane per noi, ha 30 anni. Zielinski, Frattesi, Carlos Augusto, Aslani, il resto? Arnautovic, Taremi, Correa, li metto sullo stesso piano. Arnautovic, Taremi e Correa, sono tre giocatori dello stesso livello. E il campo ce lo dirà, purtroppo. Quanto manca un giocatore come Dzeko? A noi mancherebbe un giocatore come Dzeko, perché ad oggi anche davanti siamo messi male, ci sono solo quei due, dietro siamo messi male. Ad oggi io ti dico che Dzeko a 38 anni sarebbe il migliore in attacco dopo Lautaro Martinez e Thuram, e dietro ci serve un difensore, ma a gennaio ci servirebbe come il pane, come l'aria,
come l'acqua nel deserto. Ci servirebbe sia un difensore che un attaccante, perché noi siamo messi male sia davanti che dietro. Allora Okatri, come la chiama quella capra, che scelta ha fatto? Ha fatto una scelta di investire più in Champions, dove ci sono molti più soldini, lo abbiamo capito. Ma secondo me abbiamo possibilità solo di lottare per il campionato. In Champions non abbiamo possibilità, per come la vedo io. Ma questa è una squadra piena zeppa di lacuna, di lacune, perché chi diceva mercato da 9 dovrebbe posare il fiasco del vino, perché qui non è stato fatto nemmeno mercato. Mercato zero. E l'allenatore sta continuando a fare un miracolo, attenzione. Farà tutti, anche lui farà degli errori, sono d'accordo, ragazzi. Ma con questa rosa, con 4-5 competizioni, dove vuoi andare con il cinese? È normale qualcheduna tu la debba mettere da una parte. Ciao Inter!